Il Festival di Sanremo arriva alla sua quarta serata e svela i suoi primi verdetti. Da un lato i giovani, che vedono il trionfo di Giovanni Caccamo e la sua Ritornerò da te. Dall'altro invece i big, che passano da 20 a 16 con l'eliminazione di Anna Tatangelo, Lara Fabian, Raff e il duo dei soliti idioti Biggio e Mandelli. Sul versante comico, per risollevare le sorti di questo Sanremo che non fa ridere, Carlo Conti decide di non affidarsi non a uno ma bensì a due comici. Gabriele Cirilli, con il suo pezzo sugli italiani e la loro paura di volare, che però viene risucchiato dal talento tutto tondo di Virginia Raffaele, finora la più brava di tutti. Da segnalare, inoltre, tra i momenti più toccanti anche l'incontro con Sammy Basso, il 19enne affetto da sindrome da invecchiamento precoce. Uno straordinario esempio di vita, così come l'ho definito anche lo stesso Carlo Conti. Il protagonista indiscusso di questa quarta serata è senza dubbio Giovanni Caccamo, che ha sì trionfato nella categoria giovani vincendola, ma ha anche vinto due premi molto importanti: il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Radio, TV e Web Lucio Dalla. Questo cosa ci dice del cantante siciliano, che è veramente pop? Con la sua musica riesce infatti ad abbracciare tutto il mercato discografico italiano, perché piace ai critici, che guardano soprattutto la tecnica, l'originalità, i testi, però piace anche alla parte più commerciale, quindi radio, TV, web, che fanno molta, molta attenzione all'orecchiabilità, alla commercializzazione del prodotto e all'immagine. Sentiremo molto parlare di Giovanni Caccamo e della sua etichetta discografica, la Sugar, che ha fatto un ottimo lavoro quest'anno qui a Sanremo, portando fra i big Malika Ayane. Un inchino a Giovanni Caccamo e una buonanotte a voi.